Gesù che regnava in cielo con l'umanità santissima che aveva preso dalle viscere della Vergine, volle pure che la madre sua, non solo con l'anima, ma bene anche col corpo, si riunisse a lui e dividesse appieno la sua gloria. E ciò era ben giusto e doveroso, quel corpo che neppure un istante era stato schiavo del demonio e del peccato, non lo doveva essere neppure della corruzione. Pace e bene, fratelli e sorelle. Padre Pio ci esorta, Gesù che regnava in cielo con l'umanità santissima, che aveva preso dalle viscere della Vergine, vuole pure che la madre sua, non solo con l'anima, ma bene anche col corpo, si riunisse a lui e dividesse appieno la sua gloria. Certo, la Madonna è stata assunta in cielo in corpo e anima. Giustamente. Perché? Perché intanto è la prima redenta da Cristo, è la prima battezzata da Cristo. E poi il Signore, questa fanciulla di Nazareth, se l'ha dovuta cercare sin da bambina, sin dalle origini, da prima che fosse nel grembo materno, perché doveva essere tutta santa, tutta bella. Ecco, noi l'8 dicembre festeggiamo l'Immacolata Concezione di Maria, il suo concepimento. Lei è l'Immacolata, nata cioè senza il peccato originale. Mentre noi nasciamo col peccato originale, e questo peccato originale, commesso dai nostri progenitori Adamo ed Eva, ci viene cancellato con il santo battesimo, Maria non ha avuto bisogno di questo perché è nata senza il peccato originale. È la prima redenta da Cristo. Ecco perché Padre Pio una volta disse: se potessi ti chiamerei Dea. Capite? Se potessi ti chiamerei Dea. Perché Padre Pio, oltre alla sua bellezza fisica, vedeva dentro la bellezza interiore di Maria, la grandezza di Maria. Era tabernacolo, ave suo tabernacolo, dice San Francesco. È bellissimo quando il santo curato d'Ars, in una sua omelia, dice così, che il giorno della visitazione, quando Maria si sposta da Nazareth e va ad Ain Karim, da sua cugina Elisabetta, lei è incinta per opera dello Spirito Santo, e anche sua cugina porta con sé il grembo Giovanni Battista, nonostante avanzata in età. Appena Maria arriva da Santa Elisabetta, Elisabetta la saluta: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Beh, del santo curato d'Ars dice che durante quel tragitto nella carovana Maria era un tabernacolo, era come per lui, dice, la processione del Corpus Domini. Con la processione del Corpus Domini cosa si fa? Si porta il Santissimo Sacramento, dove c'è Gesù, corpo, sangue, anima e divinità, in quell'ostia consacrata, tutto Gesù, solo Gesù. Ecco, così era Maria, il tabernacolo, Gesù ce l'aveva nel suo grembo virginale. È bella, questa immagine è bellissima del santo curato d'Ars, che dovrebbe farci riflettere a noi quando ci troviamo davanti a Gesù sacramentato. Quindi ecco, Padre Pio vedeva questo nella Madonna, lui la vedeva sempre unita a Gesù, sempre con Gesù, sempre con questo bambino Gesù. L'abbiamo visto un'altra volta quando la Madonna, nelle apparizioni di Venafro, le appare in una delle apparizioni di Gesù bambino, le appare con Gesù bambino piccolo ma già crocifisso, e con le piaghe alle mani, ai piedi, e al costato, la trafittura al costato. E Padre Pio dirà: ma come mai questo bambino così piccolo me lo porti già così piagato?
ecco, per farci capire che lui un giorno sarebbe stato piagato nel suo corpo, appunto, con le stigmate. Ecco, fratelli e sorelle, in questo bel mese di maggio continuiamo la nostra devozione alla Madonna e non lasciamola mai. Pace e bene a tutti.